Torini il giudice Santoro, ex presidente Corte federale del FIGC e del Consiglio di Stato. Come esperto di giustizia sportiva, quale opinione è stata fatta per le ragioni della sentenza sulle plusvalenze Juventus? Le ragioni sentenza della Corte d'Appello federale hanno aumentato i dubbi che avevo già sollevato in precedenza per la legittimità revoca. Per giustificare la riapertura del processo, devono verificarsi nuovi fatti che i giudici identificati nelle intercettazioni telefoniche trasmettevano dai a Procura di Torino. E le intercettazioni non possono essere considerate nuovi fatti? Prima di tutto, le intercettazioni non sono utilizzabili per dimostrare reati contabili. In questo caso, i giudici considerano plusvalenze con valori artificiali dati ai giocatori dei reati contabili con cui la Juventus avrebbe caduto budget. Perché questo limite di intercettazione? Per sentire un reato contabile sono necessari consigli tecnici che non ho visto leggendo le pagine dei motivi. Perché i giudici non hanno la competenza sull'argomento? La mancanza di consulenza tecnica ha anche impedito agli imputati di difesa. E poi c'è un secondo aspetto sulle intercettazioni. Le intercettazioni non sono ammissibili sia nella prima fase della revoca, risoluzione di quella, che chiede la cancellazione della disposizione contestata, come ho spiegato in precedenza, ma anche nella seconda fase, risoluzione del riassegnato, in cui viene emessa una nuova disposizione per sostituire il primo.